Io come tu, mai nemici per la pelle. È questo il tema della giornata universale dell'infanzia e dell'adolescenza celebrata al Teatro Mediterraneo della Mostra Oltremare di Napoli, organizzata dall'UNICEF con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Napoli, dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e del CSV Napoli. Un tema che conduce direttamente a valori di accoglienza e integrazione, che devono, secondo i promotori, concretizzarsi nel conferimento della cittadinanza italiana ai minori che nascono in Italia da genitori stranieri. Dopo tanti anni di grande lavoro, ogni anno ci incontriamo con quelli che credono che il futuro di questa città, come delle città del mondo, siano i bambini. Oggi qui lo dimostreremo, i politici che verranno, alti o medi che siano, le persone che verranno, le scuole, i comuni che saranno tanti, 62 hanno dato l'adesione. Noi potremo insieme camminare per il futuro delle nuove generazioni. E non si possono mettere in campo politiche per i giovani se non affermiamo dei valori forti. Allora questa è una città che vuole lanciare in Italia un messaggio volto all'impegno, alla concretezza e anche ad un approccio. Le cose cambiano, abbiamo diritto al cambiamento, non è vero che è tutto stupido, che è tutto inutile, e partire dalla scuola fino all'università è in quel momento così difficile quando i ragazzi devono affrontare momenti di difficoltà perché non c'è quell'accesso al lavoro, ecco, le istituzioni devono essere vicine, dobbiamo costruire dei percorsi seri e i ragazzi devono essere al centro di politiche concrete. Siamo poi in un posto che diventerà, e lo è già diventato, strategico per la città. La Mostra d'Oltremare deve sempre di più diventare posto aperto, posto nel quale tutti i ragazzi, i giovani, ma anche più grandi della nostra città devono sentirsi accolto, perché è anche importante dare dei luoghi alle esigenze dei più giovani, di noi ragazzi. La Mostra d'Oltremare è questo, oggi lo fa l'UNICEF in un modo così bello e sotto questo sole stupendo. Intanto un grande coinvolgimento della popolazione, che mi sembra che oggi stia accadendo. È una sensibilizzazione su un tema che indubbiamente ormai è un tema di rilevanza nazionale che non può essere trascurato. Abbiamo quasi 1 milione di minori stranieri nati in Italia che oggi non hanno una cittadinanza e loro si sentono italiani, ma purtroppo non possono partecipare a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, sportive, agonistiche, perché non essendo in possesso di un documento di identità non possono appunto partecipare. Oggi è una giornata importante e straordinaria perché tutte le istituzioni sono riunite qui per dare voce ai bambini e anche noi come provincia di Napoli siamo ben lieti di essere qui e di essere partecipi e protagonisti con una vicinanza alla manifestazione e all'iniziativa. È importante, dicevo, questa nostra presenza perché io penso che tutti quanti insieme, tutte le istituzioni devono necessariamente riunirsi per fare un'unica cosa, dar voce ai bambini, ma nel senso di investire sui bambini. Se noi vogliamo pensare che questo nostro pianeta, questo nostro mondo può avere un futuro, lo dobbiamo fare tenendo conto che i bambini sono veramente la linfa e sono quel patrimonio necessario, indispensabile, che va curato, assistito, amato, e da questo, partendo da questo, possiamo immaginare che il futuro può avere una possibilità. Il mondo ha bisogno di loro e noi abbiamo bisogno che i bambini crescano con tutto l'amore e con tutte le possibilità, che siano diritto allo studio, alla salute e tutto quello che serve appunto perché questo pianeta possa continuare a vivere. Napoli ha già sposato un principio che dovrebbe essere legge nel nostro paese e non lo è ancora, cioè quello che chi nasce nel nostro paese è cittadino italiano. A Napoli, anche se in modo simbolico, ma in modo forte, è così. Cioè noi non facciamo differenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Chi nasce a Napoli per noi è cittadino napoletano e quindi cittadino italiano. Oggi è anche il momento però per ricordare che dobbiamo essere sempre di più una città a misura di bambino, e quindi in ogni atto che adottiamo, in ogni comportamento, in ogni prassi dobbiamo ricordarci che i bambini soffrono più di altri di spazi negati e di diritti negati. La storia che portiamo oggi è la storia di Claudio, che è un bimbo rom che è stato investito con la sua mamma da acido.
e questo bambino in effetti è un po' la storia di tutti quei diritti negati ai tanti bambini rom italiani che vivono il quartiere nostro, in modo particolare io mi riferisco a Napoli Est perché è la zona in cui collaboro da anni come insegnante ma anche come volontaria, e diciamo è stato veramente per me sentire questa storia la goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha dato la forza di raccontare di Claudio ma di tanti bambini che ogni mattina non riescono ad andare a scuola perché il trasporto del comune di Napoli che da 2 anni doveva partire non è partito, perché i progetti per la mediazione culturale non possono partire sempre perché mancano fondi. Il problema è che abbiamo 40 ragazzi iscritti e di questi 40 iscritti ne arrivano 5 ogni mattina, ma se c'è un accompagnatore che può essere un padre, che può essere un pullman pubblico o qualsiasi altra cosa. Quindi questo ci ha dato la forza di raccontare di quanto il diritto allo studio, che qui nella nostra città potrebbe sembrare un diritto che per tutti non lo è. Perché noi riteniamo che non ci debba stare diversità tra cittadini che nascono da genitori italiani e cittadini che nascono da genitori immigrati.